bentornati, 10:35, parliamo sempre di romanzi, di letteratura, di libri, di nuova uscita e oggi, o meglio, in questo momento cambiamo proprio focus dai racconti di Vincenzo, ci concentriamo al periodo storico della rivoluzione sociale che ormai è quotidianità in Iran. Il romanzo che vi presentiamo, intitolato Il Maestro, edito da Cairo, appunto si colloca perfettamente nell'attualità che stiamo tutti quanti vivendo. L'autrice in studio qui con noi ed è Melanie Francesca, buongiorno. Ciao, benvenuta. Grazie per avermi invitata, salve Antonio, benvenuta. Grazie. Ciao telespettatori. Ciao. Allora, questo romanzo, Il Maestro, chiude una trilogia iniziata con L'Occidentale. E Anna è la protagonista ed è sposata con un musulmano, anche tu hai un marito musulmano. Sì, è una autobiografia autorizzata, ecco. Perché questa volta in questo romanzo dico, va bene, sono io, non sei mi nascondo tu. Più. Sì. Senti, quali sono le problematiche legate ad un matrimonio pluriculturale? Ecco, come sei riuscita a conciliare la tua vita, il tuo percorso personale a quello poi con tuo marito? Insomma, come vi siete innestati? Ci ho messo tre libri per arrivare a questo. Sì. Infatti nel Maestro, che si chiama appunto Il Maestro per questo insegnamento anche spirituale che sta alla base di questo libro, è un po' la conclusione di questo... di questa vicissitudine, no? In cui Anna si trova comunque, vabbè, io con mio marito da 20 anni che siamo insieme, abbiamo una bellissima famiglia e ci vuole anche la volontà di costruire qualcosa, soprattutto quando le parti sono interreligiose, interculturali, quindi c'è questa divergenza, poi uno è così, l'altra è bionda, esuberante e anche rivoluzionaria, e quindi possiamo sapere un attimo che insalata viene fuori. Il prodotto è bellissimo, due bambini fantastici, ma il Maestro non parla solo di questo, il Maestro parla anche di temi molto densi, come sì. la tecnologia, la spiritualità, il transumanesimo, ma tutto è molto leggero, è tutto, come si può dire, è molto profondo, però affrontato in una maniera molto comprensibile e anche molto commestibile. No? Certo. Così, questi temi così... aulici vengono poi affrontati in una quotidianità che va dalla Dubai esuberante, la svegasiana, questa giostra in cui si sale e ti gira la testa, a un futuro distopico in cui Anna si immagina, insomma, il libro ha diversi piani. Sì. E comincia anche dal Covid, dal periodo del Covid del 2020, quando Anna prende i suoi bambini, torna da Abu Dhabi, si chiude nella casa che hanno lì sul mare, E vivono questo Covid molto, molto distopico, molto cinese, no? Con il braccialetto che ti mettono all'aeroporto quando scendi dall'aereo. Io vado a ruota libera qua. Infatti, sì. questo Covid che viene molto militarizzato, sì. perché mentre in Italia c'era una dimensione molto anche di cuore, anche paesana, la gente cantava sui balconi, gli italiani sono diventati famosi in tutto il mondo per questo aspetto molto... cordiale. Beh, l'abbiamo anche presa molto... un po' alla leggera, e meno male, perché se no non ci passava più. È stato un momento difficile per tutti quanti. E però lì invece c'è stata questa maniera molto cinese, militarizzata, i droni che scendevano, disinfettavano tutto. Dove eri esattamente in quel periodo? Era da Abu Dhabi, Abu Dhabi. Era ancora molto più severo di Dubai, e non solo, la sirena del coprifuoco che ti suonava nel telefonino ogni sera. Tu vivi abitualmente un po' tra Lugano, Io faccio la pendolare Dubai. Intercontinentale. Sì, esatto, sì, ma come cambia la vita di una donna occidentale? In Oriente. Infatti in tre libri l'ho spiegato, però nel Maestro ho risolto tutto, perché quando uno arriva a vedere comunque l'altro con gli occhi dell'anima, come insegna anche al Maestro, si superano tutte quelle difficoltà poi legate all'ego, ecco, non vorrei parlare in maniera troppo tecnica perché il libro non è questo, ma si superano tutte le difficoltà e arrivi proprio a capire che l'altro è in fondo quella parte di te che non capisci, e riconciliandoti, amando il tuo nemico proprio, che magari viene identificato in ogni rapporto contrastante con il prossimo, e arrivi a risolvere anche le tue ferite interiori e quindi a superarle e andare finalmente d'accordo. È questo che Anna ha raggiunto, dall'occidentale è diventata un po' medio orientale. Sì, infatti, ecco, diciamo che il processo adesso raccontato così, sommi capi, alla fine ci rende l'idea di come questa donna è riuscita ad integrarsi nel mondo islamico. Ecco, però tecnicamente questa integrazione come è avvenuta? Cioè, Anna o te, come ti sei appunto amalgamata in questo contesto a te nuovo e completamente differente dalla tua vita, dal tuo vissuto? Ma guarda, alla fine è il prodotto che vale, nel senso hai una bella famiglia e queste cose, tutte le divergenze vengono poi composte, anche se diciamo la Dubai è di un'apertura incredibile, è pieno di mini
Perigon, di Trucco, di Rossetti, di Shopping Mall, che sono le nuove cattedrali del soldo. Sappiamo tutti cos'è Dubai, no? È la meta, è la Las Vegas medio orientale. Cioè, non è che sei andata proprio in un posto così, ma Anna non è andata proprio in un posto così in cui non c'era proprio niente. No, ma a parte che, sai, Abu Dhabi è un po' diversa, più conservativa e più... Vivendo con un emiratino, comunque vivi in quella situazione comunque che è comunque tradizionalista, sì, perché sì, nella tradizione emiratina gli uomini, per esempio, in matrimonio festeggiano con gli uomini, le donne.